c'est des récompenses prestigieuses. Sono delle ricompense molto importanti che mi commuovono molto. L'unica cosa diciamo, che spero è che non siano delle ricompense che anticipano la mia tomba e la mia morte. Des récompenses pour célébrer ma mort. Questo incontro con studenti, quindi con le nuove generazioni, cosa è importante trasmettere ai ragazzi per credere e puntare sui propri sogni? Je pense que la transmission est quelque chose d'important. La trasmissione è qualcosa di importante. Io l'ho sempre fatto nel mio cinema, quello di trasmettere, non ho dei segreti. Per me quello che faccio è importante trasmettere quello che la mia conoscenza anche ai nuovi registi e ai nuovi registi. Les futurs metteurs en scène. In Que d'Orsay racconta in modo anche molto particolare, facendo anche riferimento a quella che è l'arte del fumetto, a quella che è la situazione politica, non soltanto francese, ma possiamo dire un po' che coinvolge tutti i nostri paesi europei. Ecco perché è importante raccontare anche questo aspetto. Je trouve que le sujet de Que d'Orsay était très important. Très important. Quello che credo è che in Que d'Orsay si parla in maniera molto precisa e in maniera molto attenta di quello che è un ministro politico, di quello che è la politica. D'un ministère politique, d'un travail politique. Et moi j'ai toujours fait des films. Ho sempre fatto dei film su dei mestieri e delle epoche che non conoscevo e mi servo del film per poter entrare e conoscere questi mondi. E là, je trouvais que c'était formidable de montrer. Quello che mi ha colpito era come all'interno di questo universo lavorassero in maniera così ostinata, in una situazione totalmente caotica, tutte queste persone, e all'interno di questo caos creato dal ministro è uscito fuori uno dei più bei discorsi creati nella diplomazia francese. Sortait l'un des plus beaux discours de la diplomatie française. Et je voulais aussi montrer que la position diplomatique française à cette époque était une position. Credo anche che è stato molto importante sottolineare come la politica francese non abbia creduto in quello che è stato uno dei crimini più importanti delle forze di questa storia. Non ha voluto credere a Bush, a George W. Bush, e quella che è stata una delle più grandi stupidaggini della storia del secolo, come la guerra in Iraq. E purtroppo il governo italiano invece l'ha fatto. Je pense du siècle, la guerre d'Irak. C'est une des plus grandes conneries.